nascondeva le armi del clan nella sua casa di Bari Vecchia. I carabinieri hanno arrestato un ventenne incensurato perché trovato in possesso di 3 pistole, 2 calibro 9x21 di fabbricazione estera ed una scacciacani non funzionante, perfetta riproduzione della beretta in dotazione alle forze di polizia, e di un piumino smanicato modificato con lastre di Kevlar, tanto da fungere da giubbotto antiproiettili. È l'ennesimo sequestro di armi clandestine in possesso di un insospettabile, il quarto negli ultimi 2 mesi nel capoluogo. Questo significa che i clan si stanno riarmando e che sul territorio circola una preoccupante quantità di armi. Tra il 22 settembre e il 24 ottobre, nel cosiddetto quadrilatero di Japija, sono state sequestrate in 3 distinte operazioni una pistola calibro 7,65 e un giubbotto antiproiettili, una semiautomatica con matricola a brasa e colpo in canna, 50 cartucce per Kalashnikov e un silenziatore per fucile d'assalto. Oltre alle 3 armi trovate questa notte nell'abitazione nel cuore del borgo antico, sono state sequestrate una carta d'identità e una patente, risultate rubate ad una giovane donna sequestrata e rapinata nell'agosto scorso sul lungomare di Bari. Sono in corso indagini per accertare se il ventenne che custodiva le 3 pistole sia coinvolto anche in quella rapina.